Circuiti di navigazione. Ok. Circuito di alimentazione. Controllato. Deviatori. Funzionanti. Condizionamento termico. Ok. Percentuale di ossigeno. Normale. Oggetto volante non identificato. Coordinate 428146 verde. Intercettori, lancio immediato. Intercettore 1, base Luna. Lancio effettuato, siamo in rotta. Roger, intercettore 1. Base Luna, controllo Shadow. Parlate, base Luna. Intercettori in volo e su rotta indicata. UFO continua su rotta invariata. Ora è a 15 miglia dalla capsula spaziale. Entreremo in contatto con UFO tra 4 minuti e 30 secondi. Roger, mantenete velocità. Houston, da GSP4. Parlate, GSP4. Abbiamo completato le nostre correzioni rotta. Tutto è ok a meno 36 ore, 42 minuti, 25 secondi al rientro. Roger, anche qui tutto ok. Inizio rientro previsto ore 16.00 di domani. Roger Houston, a proposito, avete identificato quel segnale? Negativo, ma non sembra possa interferire su vostra rotta. Continuate a registrare i dati. Roger Houston, chiudo. È ancora con noi? Già. Certo, certo, ha capito bene. Esigo che la stampa, la radio e la TV siano tenute completamente all'oscuro del segnale captato dal radar del GSP-4. Oh, senta, questo non è compito mio. Ma gli racconti quello che le pare, sono affari suoi. Che distanza, Paul? Continua ad avvicinarsi. Ah, se si avvicina ancora prima che gli intercettori siano a tiro, non potremo attaccare. L'UFO ha ridotto la velocità. È ora 10 miglia dal GSP-4. GSP-4 a controllo a terra. Quel segnale sul nostro schermo è diventato molto più forte. Avete qualche chiarimento da darci laggiù? Riceviamo anche noi, ma non sappiamo che dire. Per ora non c'è da preoccuparsi. Mantenete vostra rotta. Roger Houston. L'UFO è ora a 2 miglia dalla capsula. Gli intercettori sono arrivati a tiro. Controllo ai intercettori. Mantenete la rotta e attendete ordine lancio missili. 1 miglio. Intercettori in posizione. In attesa ordine lancio. Roger, base Luna. Non possiamo attaccare. No, colpirebbero la capsula. Ordine a base Luna di richiamare gli intercettori. Allerta allo skydiver. Il comando Shadow a base Luna. Stavolta è tutto chiaro. Può dirlo, l'UFO seguirà la capsula spaziale nel suo ritorno sulla Terra. Thank you.
Vai, vai, vai. Buono, buono. Ti ho battuto. Hai imbrogliato. Non è vero. Sciocco! Sky 1 a controllo Shadow, sorvolata presunta zona di atterraggio. Nessun segno dell'UFO, molti alberi, visibilità limitata. Dica allo Sky 1 di tornare allo Skydiver, mandi subito laggiù gli Shadow mobili. Sì, signore. Non può essere partito di nuovo, i radar l'avrebbero segnalato. Già. Quindi è ancora qua giù. Tra quanto saranno lì gli Shadow mobili? 2 o 3 ore circa. Comincia a muoversi. Sta zitto! Papà mi ha detto che verrà con te a Berlino. Lo sai che lui assiste sempre alle mie gare importanti. Ma chi c'è? Sta zitto! Forse una tribù di Sioux. Yahoo! Io ho già capito chi è. Occhio allo scalpo, Russ! Andiamo via. Fermati! È inutile. Ma dove corri? Cosa ti è preso? Gliel'ho detto 1000 volte che questo bosco è proprietà privata. Credevo che ci fossimo capiti, Callie, ma evidentemente non è così. Calmati. Se ritrovo te o il tuo cagnaccio su questa tenuta, peggio per te.
Uomo bianco molto forte. Mobile 1 a controllo, area 12 negativo. Roger, controllate il settore 14. Qui capo ricerche a controllo Shadow, ancora nessuna traccia dell'UFO. Dovresti venire più spesso, Ann. Qui è difficile fare un pranzo decente. Il palcoscenico le preme più di noi. Dovreste cercare di organizzarvi un po'. Prendete una ragazza au pair, magari svedese. Già fatto. Una svedese? Scommetto che si chiamava Olga. La signora Harris, una del villaggio. È durata poco tempo. Speravo di aver risolto. Era un'ottima cuoca, ma si sono creati dei problemi. Ah, sì? Beh, se quando ti arrabbi sei sempre come oggi, lo credo. Che è successo? Ho incontrato il solito vagabondo. Ah, e i suoi compagni dov'erano? Ah, non lo so. Quel ragazzo era simpatico, almeno era diverso. Te lo raccomando. Dipendesse da me, li metterei dentro. Non fanno niente di male. Mi dai del caffè? Ah, è così? E te ne accorgerai. Perché non chiamate la polizia per farli cacciar via? Ma chi? Quei vagabondi. Ci abbiamo provato, ma tornano sempre. Quello che abbiamo incontrato oggi deve essere un ladro. E se la polizia non può far niente, ci penserò io. Andiamo. Cammina. Settore 24, negativo. Roger, passate al settore 25. Sì? Il colonnello Foster, signore. Salve, Paul. Come andiamo? Per ora niente. Abbiamo frugato quasi tutta la zona senza risultato. Va bene, Paul. Continuate. Bene. Tenente, io vado a dormire un po'. Mi chiami se succede qualcosa. Sì, signore. Andiamo, cane, cammina. Stay.
Ci sono qui io. Non hai più paura, vero? Su, su. Non tremare così. Non c'è niente qui. Oh, mi hai fatto prendere una paura. Ma che stai facendo qui? Hm? Ho sentito Blue che si agitava. Sembrava spaventato. Mi sono venuta. Che gli avrà preso? È tutto sudato. Qui non c'è nessuno. Cosa lo avrà spaventato? Non lo so. Comunque ora è più calmo. Quanto rimarrai? Chi lo sa? Dico sul serio. Ancora qualche giorno. Sai, è bello averti qui. Sono commossa. Ci facciamo un bagno? Ma non abbiamo i costumi. Oh, come sei conformista. Io sono un gentiluomo di campagna. E allora buttati vestito. Che succede? Sta buono, buono, Blue. Sta buono, su. Ma io non capisco cosa gli succede. Sta sudando di nuovo. Russ, ascolta. Ma io non sento niente. Ma è proprio questo. Troppo silenzio. Non si sente neanche un uccello. Ah, piantiamola. Si saranno spaventati vedendoti.
Abbiamo terminato il controllo dell'intera area, niente. Neanche un indizio? Vegetazione bruciata, alberi rotti, tracce? Negativo, e gli strumenti non segnalano nulla. Io credo che non siano in questa zona. Va bene, dovremo spostarci. In che direzione? Dovremo allargare la zona di ricerca. Divida i suoi mezzi e cominci a cercare ad est e ad ovest del punto originale. Bene. Forza, Blu! Bravo, Blu! Papà! Papà! Sì? Dov'è Russ? Ad allenarsi, no? Ma qui c'è il suo cavallo! Andiamo! Tu aspetta qui. Ross! Ross! Il servizio di informazioni ci manda notizia di una persona scomparsa. Voglio che se ne occupi lei. Scomparsa? Appunto. E chi sarebbe? Russell Stone, campione di equitazione. Abita a 3 miglia dalla zona di ricerca. In una tenuta Stone Bean Farm. E le autorità? Se ne stanno occupando. Voglio che lei ci vada subito. Beh, effettivamente è molto strano. Non avete notato altro? No, non mi sembra. E lei, signorina? No, nient'altro. Vorrei dare un'occhiata alla tenuta, è possibile? Sì, certo, e grazie di essere venuto così presto. L'accompagno io. Grazie. C'è qualcos'altro. Giù nel bosco ho trovato un cane. Era orribilmente mutilato. E chiunque sia stato,
Sì, capisco. Quanto è grande la tenuta? Circa 200 ettari. Ci sono strade? No, ma ci sono un mucchio di piste praticabili con l'auto. Ecco, vede, qui abbiamo trovato il cappello. Proseguiamo. Fermi qui. Cos'è questo? Ah, una vecchia baracca. La usano i vagabondi di passaggio. Diamo un'occhiata. Se ne sono andati. È facile che tornino. Ieri ne abbiamo incontrato uno. Russ gli è corso dietro. Voleva spaventarlo. È del suo cane. Un bastardo. Suo fratello nuota? Come un pesce. Ascolti. Non c'è niente. È come prima. Prima quando? Con Russ stamane. Il suo cavallo era spaventato, sudava freddo. Ora le devo chiedere un favore. Torni a casa e mi aspetti lì. Si muova. Io farò una passeggiata. Come vuole. Che cosa è stato? Che cosa è stato? Lì per terra. Fra quanto saranno in posizione? Dovremmo farcela in 10 minuti. Spero che la sua teoria sia giusta. Non c'è altra spiegazione. Quell'UFO è nella nostra atmosfera da 2 giorni. Dovrebbe essersi disintegrato.
Mobile 1. In posizione, pronti al fuoco. Roger. Mobile 2. In posizione, pronti. Roger. Detonatori a 10 secondi. Mobile 1, fuoco. Shadow Mobile 2, fuoco! Tutti i mobili, prepararsi al fuoco rapido. Tutti i mobili, fuoco! Mobile 3, prepararsi a un recupero. C'è qualcosa sull'acqua. Portiamolo via. Può essere più pericoloso che aprirlo qui. Se c'è un congegno esplosivo, basta un movimento per far saltare tutto. Ma lo si può disinnescare? Non lo so. Io non dico che ci sia un ordigno esplosivo, ma dobbiamo trattare quell'oggetto come se ci fosse. Tenente, dia un allarme rosso. Il personale non indispensabile abbandoni il complesso. Sì, signore. Questo è un allarme rosso, situazione di emergenza interna. Tutto il personale dei settori D abbandoni l'edificio. Ci vorrà parecchio? Ti insegno un vecchio detto dei minatori. Più sei vicino a un'esplosione, più ti conviene star calmo. Ma quanto ci vorrà ancora? Gli altri relitti dell'UFO? Tutti disintegrati. Tutti tranne questo? Già. Deve avere qualcosa di speciale. Stryker. I test di radiazione.
protezione termineranno tra un paio di minuti. Scendiamo subito. Senta qui, comandante. Ok. Lo captiamo con un sensore audio. Lo emette qualcosa qui dentro. Beh, che può essere? È regolare, meccanico. Credo che il meccanismo si trovi qui. Ora praticherò un foro, così con una radiografia individueremo il meccanismo. Appena comincio a tagliare, può accadere di tutto. Va bene, cominci pure. Sei pronto? Temperatura costante. Radiazioni negativo. Succede niente? No, signore, ancora nessuna reazione. Nessuna lettura? No, signore, ancora niente reazioni. Ho forato. Ora cerco di togliere il pezzo. Si è fermato. Coraggio, facciamo presto. Ora scopriremo cosa c'è dentro. Non c'è il minimo dubbio? No, signore. È proprio un cuore umano. Russell Stone. È probabile. Hanno rallentato il suo metabolismo, abbassando la temperatura del corpo. Già bello e imballato e pronto alla spedizione. I dottori sperano di riuscire a tirarlo fuori vivo, ma vogliono che ci sia un familiare quando rinviene. Capisco. Me ne occupo io? D'accordo.
Andiamo, Siri. La signorina Stone e il comandante Straker. Lei è Anna, non è vero? Sì, mi scusi, ma sono così confusa. È così strano qui. Ma dove sono? Voglia essere così gentile da non fare domande per ora. Qui c'è suo fratello. Russ! Sta bene, vero? Lo sapremo tra poco. Provvedo subito all'amnesia. Certo. L'aiuterà a dimenticare. Bene così, Bill. Su! Forza, bello. Complimenti, sta venendo su veramente bene. Forza, salta! Come non detto. Su, bello, su, su, bello, via. Buongiorno. Salve. È questa la Stone Farm? Indovinato. Bel posto. Molto gentile. Vorrei qualche lezione di equitazione. Siamo qui per questo. Senta, mi scusi. Quello è Russell Stone, il famoso cavallerizzo. Sì. Io sono la sorella Anne. E lei invece? Foster. Paul Foster. Venga in casa, signor Foster. Dai, bello. Forza.